Magic vincitore è Re Costa. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Io e il mio quadernino immancabile siamo prontissimi col portarvi le mie due top 11. La top 11 scommesse e la top 11 classica. Al solito, cosa bisogna fare? Tantissimi mi piace. Come settimana scorsa vediamo di superare gli 800. Poi vi ricordo di andare a iscrivervi al mio canale perché è importantissimo. C'è un 40% che guarda il video ma non è iscritto al canale. Ma perché non vi iscrivete? È gratis, non costa nulla. E in più vi permette di venire in live a farmi delle domande per i fantaconsigli. Quindi è gratis, sfruttatelo. E ultimissima cosa, vi consiglio l'app di OneFootball, la migliore app per chi ama il calcio e il fantacalcio. Per il calcio troverete tantissime news, statistiche, curiosità, highlights e dirette delle partite. Ci sono anche gli highlights della Serie A. E in più potete andare a personalizzare la vostra rosa al fantacalcio, la mettete nell'app e l'app vi avvisa quando ci sono aggiornamenti su ogni giocatore. Allora, mi preme ricordarvi di andare a seguirmi anche su Instagram e soprattutto sulla piattaforma Viola, ragazzi. Anche lì ogni giorno sto portando una live. La faccio di solito prima qua su YouTube, pomeriggio sarò in live per darvi supporto, poi ci spostiamo sulla piattaforma Viola. Lì siamo sempre meno rispetto a YouTube, quindi avrete ancora maggiore considerazione e risposta alle vostre domande. Quindi venite a seguirmi. Prima di cominciare con la top 11, intanto cambio schermata. Vi dico quello che... allora, ieri ero in live per fare l'ultima asta del fantacalcio con gli abbonati. Quindi non ho visto le partite, ho visto solo un pezzetto di Milan prima di cominciare la live. Allora, il Milan non aveva fatto una partita clamorosa, però ha vinto tranquillamente 3-1 in ciabatte e va benissimo così. Poi Juventus e Napoli non le ho viste, però onestamente vedere una Juve perdere in casa contro il Benfica e a detta anche di tutti gli juventini che hanno fatto una partita veramente scandalosa, e questo è grave. Io ieri qualcuno mi ha scritto ma è possibile, parli male di Strop, del gioco di Strop, di Giampaolo, di Allegri. Cioè ragazzi, ma se giocano male non è colpa mia, cioè non è che parlo male del Napoli, cioè, non è che parlo male di Spalletti. Giocano a calcio, si può vincere, si può perdere, ma giochi a calcio. Ha un'identità di gioco il Napoli? Sì. Ha un'identità di gioco il Milan? Sì. Ha un'identità di gioco l'Inter? Ni, perché l'Inter sta alternando qualche prestazione buona a qualcun'altra non buona, come contro il Toro. Quindi non è che critico per partito preso, critico chi gioca male, chi non ha un'identità di gioco, chi mette giocatori fuori ruolo. E ieri Allegri ha detto non mi sento a rischio esonero. Ovviamente, voglio dire, perdi solo in casa contro il Benfica, fai due partite di Champions, se non fai un punto ti hanno preso chiunque, giochi malissimo, come fa a sentirsi a rischio esonero? Ma ci mancherebbe altro. Cominciamo con le top 11. Ma non vedo i like, cioè siete 60 collegati già e non ci sono i like. Ma che considerazione è questa? Dai, per questo youtuber un grandissimo supporto con tantissimi like. Partiamo, la schermata è qui perché c'è Sepe in porta. Viene da un piccolo incidente stradale. Non dovrebbe essere fortunatamente nulla di grave, e quindi io ce lo metto in Salernitana Lecce. È uno dei portieri più interessanti questa settimana insieme a Drongoski tra le scommesse, ma mi sono voluto rischiare Sepe anche perché settimana scorsa mi ha parato il rigore contro il Prof, quindi titolarissimo nella mia top 11 scommesse. Andiamo avanti, c'è Bologna-Empoli. Ero indeciso qua tra quale esterno rischiarmi. Alla fine ho scelto Casius, che mi aveva impressionato contro il Milan, aveva fatto benissimo, era riuscito a tenere anche Teo Hernandez, a farlo stare un po' basso, l'aveva controllato, e da lì è stato sempre... ha portato sempre delle buone prestazioni, e quindi settimana voglio rischiarmelo contro l'Empoli. Bravo Casius, bravo Casius. E poi passiamo a un giocatore
del quale ho parlato tanto bene nel video dei fantaconsigli, ragazzi, che vi metto qui sopra, il video dei fantaconsigli in cui vi avevo incorniciato Presa, giocatore veramente interessante in questa giornata. Io l'ho visto bene anche nella sconfitta contro il Napoli, titolarissimo nella mia top 11 scommesse. Andiamo avanti. Di scommessa in scommessa, dietro veramente tutte scommesse nel vero se senso della parola. Ser Nicola in Cremonese Lazio. A me devo dire non è dispiaciuto, neanche contro l'Atalanta. Ha spinto qualche tiro, forse alcune anche un po' sbirecchi, però è un giocatore che si propone tanto, così come Valeri, e quindi ci può stare secondo me un Ser Nicola anche a bonus. Quindi sono molto anche contento di rischiarmelo in questa giornata. Poi passiamo al centrocampo. Il primo nome che vado a fare è quello di Villena, ma lasciamo grandissimi like. Villena, giocatore molto interessante. Appena arrivato l'avevo messo intorno al 2%, 2-3%. Secondo me ancora sta andando un po' basso, però al 2% ancora secondo me è un affare, perché è un giocatore che può portarvi tanti bonus. Devo dire anche gol, ma anche assist, perché sa fare entrambe le cose. Essendo un giocatore che lo si paga poco, va benissimo. Devo dire che nelle aste i giocatori della Salernitana sono sempre sottovalutati. Tolti Piontek e Dia, che magari sono quei giocatori che stanno andando a prezzi, soprattutto nelle ultime, più alti, perché Piontek si è visto che ha calciato i rigori, Dia ha fatto bene, ma anche il Candreva tante volte va sottovalutato, il Villena, il Mazzocchi, ora ultimamente stanno crescendo, però sono stati molto sottovalutati. Poi andiamo avanti, dopo Villena mi trasferisco in quel Bologna-Empoli. E il giocatore che vi metto è Soriano. Ieri sono rimasto anche molto stupito perché nella live, nell'asta, ho detto uno su Soriano e nessuno neanche ha fatto due. Ok, che era 300 crediti, però lo 0,3% riesce a prendere un giocatore come Soriano, io lo prendo anche molto volentieri perché è un giocatore che non ha portato il gol ancora in questo fantacalcio, però un assist, qualche buona prestazione. A me non sta dispiacendo, alla fine un credito non è che non mi fa perdere un fantacalcio un giocatore che pago uno. Quindi io ci ho puntato e devo dire anche molto volentieri. Quindi mi aspetto qualcosa da Soriano in Bologna-Empoli. Poi, ora qui vado a fare un po' metto Jasi, titolare nella mia top 11 scommesse. Però vi do anche un sostituto, in quanto Jasi è un po' in dubbio. Quindi metto Jasi, titolare nelle mie top 11 scommesse, alternativa a Agudelo. Quindi se Jasi non parte titolare, sapete che è Agudelo il mio preferito. Metto Jasi, io lo vedo bene in Spezia Samp, lo vedo molto bene. È un giocatore che può giocare davanti, listato centrocampista, potrebbe essere un fuori ruolo, ed è uno che spesso fa entrambe le fasi, cioè fa la fase offensiva e la fase difensiva. Magari non è chissà quanto appariscente, però è anche molto concreto, quindi questa settimana me lo voglio rischiare. L'ultimo nome, questo l'avevo menzionato anche tantissimo nei fantaconsigli, sono qui sopra i fantaconsigli, anche lì un pollicione, oltre alla top 11 scommesse. Ci metto Carolinetti. Questa settimana mi sono sbizzarrito con le scommesse. Linetti è una scommessa che mi piace tantissimo. L'ho messo, se non sbaglio, anche nell'inciso dei fantaconsigli. È uno di quei giocatori che magari avrei preso a uno e questa settimana non avresti mai messo. Chissà, magari Recosta te lo consiglia, lo butti dentro e becchi anche il gol. Potrebbe essere qualcosa veramente di bello. Non lo so, sensazioni veramente positive. Quindi l'ho voluto rischiare proprio per quello. Allora, passiamo all'attacco. Il primo nome è quello di Dia.
giocatore che ha fatto benissimo in questo inizio di stagione. Mi piace perché è un giocatore non solo da bonus, sa fare tanto altro, è un giocatore che attacca la profondità, sa saltare l'uomo, viene anche a prendere palla, riesce a saltare l'uomo con una facilità impressionante, sa creare superiorità numerica e si fa trovare pronto al posto giusto, nel momento giusto. Vediamo se continuerà a fare così bene. È un giocatore veramente che l'anno scorso ha avuto un anno difficile, però si è presentato veramente alla grande. Complimenti a lui. Passiamo al secondo e terzo attaccante. Il secondo, guarda caso, gioca ancora nello Spezia ed è Mbalanzolà. Oh, magari la Samp si sveglia e fa la partita dell'anno, non lo so. Però diciamo che lo Spezia è una squadra che mi piace perché non hanno chissà quali giocatori forti, però sono ben messi in campo, sono una squadra, si aiutano tutti e stanno portando qualche risultato a casa. Poi diciamo giocano contro una squadra che non ha un gioco, non sono organizzati, non mi danno idea di squadra. E quindi i pro dello Spezia e i contro della Samp mi fa propendere per mettere anche Mbalanzolà. Poi ogni partita va giocata e vediamo cosa succede. Però Nzola, anche rigorista, è andato a punti di scommessa e ci calza a fagiolo. A fagiolo. L'ultimo nome, ma lasciamo i like, ragazzi. I like servono 800 like. L'ultimo nome vado con Musa Barro. Si è sbloccato, finalmente si è sbloccato. Devo dire che a me Barro all'Atalanta dava l'idea di un giocatore con un potenziale altissimo. Poi al Bologna ha alternato prestazioni buone, altre non buone, una discontinuità pazzesca. Però secondo me i colpi Musa Barro ce l'ha. Secondo me se riesce a trovare l'allenatore giusto che lo fa giocare nel modo giusto potrebbe regalarci veramente tante soddisfazioni. Vediamo contro l'Empoli cosa riesce a fare. Sono molto curioso di guardare questa partita. Poi, passiamo alla top 11 classica. Top 11 classica, ragazzi. Dai, 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 spingiamo su sti like. In porta ci metto Perin. Ho parlato della Juve, che non mi piace come gioca. Ed è anche un eufemismo per non dire peggio. Però Perin lo metto, ragazzi, in porta perché allora, prima di tutto come portiere non mi sta dispiacendo perché i gol che prende non sono colpa sua. E diciamo dei portieri delle squadre più importanti è quella con la partita più semplice perché c'è Roma-Atalanta, c'è Milan-Napoli, Udinese-Inter non è neanche una partita semplicissima e quindi mi rischio Perin per questo motivo. Continuiamo con i difensori. Allora, il primo nome che vado a fare è quel cornutaccio di Dumfries che in Champions ci regala i più tre più inutili della storia e poi in campionato non bolla. Ecco, amico mio, noi ti vogliamo con i più tre in campionato perché noi ti abbiamo al Fantacalcio e ora devi darci qualcosa. Cioè il bonus. Speriamo, speriamo. Il mio dubbio su Dumfries, sono stato molto in dubbio se metterlo o no, è proprio se gioca titolare, se non gioca titolare. Se non partisse titolare Dumfries, l'alternativa è quello di là, di Marco. Quindi qui io oggi, 15 settembre, giovedì, non posso sapere chi partirà titolare. Diciamo questa giornata. Quindi provo a rischiarne uno dei due, col primo che è Dumfries. Vi dico già che non ho messo Theo Hernandez in questa giornata. Il secondo è Simone Bastoni, giocatore importante per questo Fanta. Io ci avevo creduto dal primo giorno, infatti dal primo giorno, da prima che cominciasse il campionato, infatti l'avevo messo in tutti i listoni. Costando solamente 12 crediti e essendo stato difensore, me lo sono rischiato. Occhio a Bastoni perché ho la Samp, potrebbe far bene. Diciamo che vedo tutti bene contro la Samp. No, scherzo, non tutti, però io vedo uno Spezia vincente. Vediamo se ci prendiamo. Vediamo se ci prendiamo.
E poi l'ultimo nome, sperando che stia bene fisicamente, perché ieri ho letto, cioè non, come dicevo, non ho visto la partita del Napoli, però ho letto in chat che Di Lorenzo ha avuto un problemino, poi non, ho provato a cercare, ma non risulta nulla, su Di Lorenzo. Quindi se sta bene, io Di Lorenzo lo metto. Anche perché queste sono le partite di Lorenzo, cioè quelle partite difficili in cui magari lui ci arriva in un piazzato e di testa la butta dentro, in qualche modo la scaraventa in porta. Quindi occhio, occhio a Giovanni Di Lorenzo. Potrebbe essere veramente un giocatore che magari uno dice: ma gioca contro il Milan, metto Caio, metto Tizio. No, mettiamo Di Lorenzo perché ho delle buone sensazioni su di lui. Quindi lo voglio titolarissimo. Abbiamo terminato il reparto di difesa. Cioè, ragazzi, siete 150 collegati, ma i like, 150 collegati, vi ringrazio, ma i like, ragazzi, i like. Allora, qui il primo centrocampista ci metto lui, ragazzi. Il sergente Milinkovic-Savic, giocatore sul quale non debba aggiungere chissà quanto. È un giocatore importante, riesce sempre a fare prestazioni, assist. Manca il bonus. Stiamo aspettando il bonus del sergente Milinkovic. Manca il bonus in termini di gol, perché so bene che gli assist qualcuno già l'ha portato a referto. Anzi, più di qualcuno. Quindi mi aspetto con una Cremonese, magari un bel colpo di testa e che ci faccia gioire con il primo più tre. Poi, vado da un giocatore che sta devastando il fantacalcio, cioè Vlasic. Io appena arrivato l'avevo messo intorno al 4-5% di budget. Se avete fatto l'asta in questi giorni, secondo me non lo avete preso a quel prezzo. Infatti ho aggiornato le fasce qualche giorno fa e l'ho messo intorno al 7-8%. Secondo me a meno di quel budget ora non lo prendete. È un giocatore che si è adattato subito, ma non avevamo dubbi con Juric, che è un giocatore che riesce, con un allenatore che riesce subito a mettere i giocatori al posto giusto, nelle condizioni di far bene. Vlasic ha tanta qualità, ma non lo scopriamo oggi, e sta rendendo alla grande. Magari non ci si aspettava da subito così tanti bonus, però che era un giocatore in prospettiva ottimo, lo si sapeva. Allora, passiamo a un centrocampista molto interessante. Sta facendo anche lui veramente strabene ed è Robocop Cop Mainers. Tantissimi like su Cop Mainers, solo per Cop Mainers. È un giocatore importante per questa Atalanta. Diciamo che nessuno di noi si aspettava un Cop Mainers rigorista e credo che posso dirlo a nome di tutti i fantallenatori d'Italia. Però è un giocatore veramente importante perché ormai si è preso rigori. È vero che potrebbe giocare Muriel, non si sa, però secondo me è difficile togliergli anche i rigori perché li calcia veramente bene, calcia le punizioni, calcia corner e come li calcia? Cioè ha un sinistro veramente importante. E poi non gli devi lasciare un metro a questo, perché se gli lasci un metro e lo fai calciare da una posizione favorevole, con quel mancino fa gol. Quindi è vero che la partita non è semplice, Roma-Atalanta, però l'ho voluto rischiare. È un giocatore veramente forte. Ve l'avevo già detto quando è arrivato l'anno scorso e ne sono sempre più convinto. Ma ne ero convinto l'anno scorso che si sarebbe preso il posto titolare. Infatti, se, per chi mi segue dall'anno scorso, a ogni fantaconsigli dicevo: ma perché Cop Mainers non gioca titolare? Ma perché deve aspettare 6 mesi per vederlo a pieno regime nell'Atalanta? Non si sa perché Gasperini deve fare sempre sto fenomeno. È un giocatore forte, lo metti, non devi aspettare per forza che si integri. Magari lo fai giocare e si integra prima. L'ultimo nome. Lo so che c'è Milan-Napoli, però io non riesco a fare a meno di Kvara.
E su Kvara dobbiamo arrivare a 150 like. 100, no, 150 like, 150 like. Allora, anche ieri ho visto gli highlights, ma questo è un giocatore veramente straordinario. Cioè, lui punta l'uomo, lo salta, ha una facilità impressionante nel saltare l'uomo. Che poi la cosa che vi ho detto nel video del 15 giugno è attualissima, è che lui non ha un dribbling, ha una varietà impressionante di dribbling, perché a volte va sul fondo, a volte rientra e calcia in porta, e poi fa le cose alla velocità della luce. E questo è che non riescono a prenderlo, perché anche dopo le prime 2 giornate, quelli che erano contro Kvara e non pro come me dicevano: ma aspetta, ora gli prendono le contromisure in Serie A, ora che lo sanno, lo marcano, sì, lo marcano, lo sto vedendo. Oppure, ma ha segnato contro il Monza, ha segnato contro il Verona. Non capivano che tipo di giocatore è questo. Questo è un giocatore che, se continua così, il prossimo anno non so che valore possa assumere. E sono contento, onestamente, per averlo consigliato a tutti al Fantacalcio. Poi passiamo all'attacco. Il primo nome sarà anche scontato. Sarà che giocano anche malissimo. Però se Dusan Vlahovic non segna neanche col Monza, io non so Allegri come faccia a rimanere su quella panchina. Perché speriamo che magari con un Di Maria dal primo, visto che Milik non può giocare, che è squalificato, magari con Di Maria dal primo, qualche cross buono gli arriverà. E se gli arriva il cross, Vlahovic i gol li fa. Lo so che alla fine è un rischio anche contro il Monza, però diciamo che non è che ci sia chissà quale scelta nel momento in cui c'è Milan-Napoli, Roma-Atalanta. Devo andare a rischiarmi i top. Parlando di top, Ciro Immobile. Contro il Verona è stato marcato bene da Yen, però poi se l'è perso un attimino di vista e lui è subito pronto là a buttare la palla dentro. Questo è Ciro Immobile, non gli devi lasciare mezzo metro. Secondo me può far bene anche con la Cremonese, perché è una squadra che ti concede anche la profondità, viene a prenderti, quindi se gli lasci la profondità a Ciro può essere devastante, quindi non ho dubbi nel metterlo nella nostra top 11 classica. L'ultimo nome, ma dagli costi like, dagli costi like, dagli costi like. Era indeciso fra due nomi qui. Vi spiego anche il perché. Il primo nome è Arnautovic, però non so ad oggi, giovedì, se sarà titolare in Bologna-Empoli, perché ha accusato dei problemini. Quindi, se Arnautovic è titolare, l'ultimo nome della mia top 11 classica è Marco Arnautovic. Qualora Arnautovic non stesse ancora bene, comunque credo che domani già se ne saprà di più su di lui, visto che usciranno i convocati, perché Bologna-Empoli giocano sabato ore 15. Qualora diciamo Arnautovic avesse dei problemini, io andrei a rischiarmi Tammy Abraham, attaccante della Roma. È vero che vi ho detto che Roma-Atalanta, non dico che vedo favorita, però l'Atalanta non la vedo neanche sfavorita. Secondo me sarà una partita bella, aperta, con un risultato in bilico. E per me Ebram contro Atalanta, una squadra che ti concede la profondità, che ti lascia anche giocare, può fare veramente bene. Anche qui ero indeciso tra Ebram e Dybala. Alla fine ho scelto la prima punta della Roma. Credo che un Ebram possa mettere in difficoltà magari i centraloni della Dea, e per questo ho rischiato meglio lui. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, un grandissimo like, iscrizione al canale. Vi ricordo che oggi ci saranno due live, una su YouTube, una sulla piattaforma Viola, per aiutarvi, fantaconsigli, valutazioni dei reparti delle vostre rose, quindi o l'attacco, o il centrocampo, o tutta la difesa. E anche per i fantascambi, se avete uno scambio da proporre,
Oppure se vi hanno proposto uno scambio e non sapete se accettare o meno, vi aspetto in live, vi darò il massimo del mio supporto. Venite a seguirmi anche sulla piattaforma Viola perché dopo la live su YouTube ci spostiamo di là e buon fantacalcio a tutti. Ciao ragazzi!